Allora, Daniele Giuliani, detto Giotto, sarà presente nella capitale moldava. Sì. Per fare cosa? Cosa presenterai? Allora, realizzerò un'opera praticamente per la giornata internazionale europea alla città di Chisinau, nella Repubblica Moldava. E quest'opera sarà realizzata con bombolette spray su una superficie di circa 2 metri e 2 metri 10, suddivisa per 6. E durante tutta questa giornata, appunto, ci sarà questo work in progress, la gente interverrà, mi auguro, in modo positivo, e come scambio interculturale con la Moldavia, e a fine serata l'opera verrà donata a delle personalità della Repubblica Moldava e dell'Europa. Ecco qua, tutto qui, insomma. Perfetto. Il tema dell'opera quale okay. sarà? Il tema sarà un volto di una donna realizzato in bianco e nero, così a me appare più neutra come realizzazione, appunto. E il background, invece, lo sfondo sarà la bandiera della Moldava stilizzata sotto forma di diversi moduli tridimensionali, che si sfumerà verso la bandiera italiana, appunto il tricolore, realizzato lo stesso con dei moduli e con la presenza di un occhio disegnato è come a simboleggiare, insomma, lo sguardo della Moldavia sull'Europa, o viceversa, lo sguardo dell'Europa sulla Moldavia, insomma, questo popolo che mi auguro nel futuro, insomma, entrerà nella comunità europea.